Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo il nostro telegiornale con la giornata in cui è scattato l'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro. E allora facciamo il punto con il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Giovanni Stefani, collegato in diretta Skype con noi. Presidente, buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Allora, com'è andata intanto questa prima giornata all'interno del Tribunale? Ricordiamo che il mondo della giustizia vive questo paradosso, perché il Green Pass non è necessario in Tribunale, ma è necessario negli studi legali. Dunque, come vivete questo doppio regime? La giornata credo che sia andata bene, almeno per gli avvocati, non, per quanto riguarda l'accesso ai palazzi di giustizia, non c'è stata nessuna novità, perché come giustamente lei ha osservato, noi non siamo tenuti all'obbligo del Green Pass. So che non ci sono stati problemi di nessuna sorta, per cui diciamo che la giornata è andata via tranquilla. Paradosso? Probabilmente sì, ma vorrei forse ricordare che la priorità è stata data all'esigenza del diritto di difesa, cioè per evitare che la mancanza di Green Pass dell'avvocato potesse costituire ostacolo allo svolgimento delle normali attività giurisdizionali e quindi la tutela dell'assistito, la tutela del cliente, si è pensato di dispensare gli avvocati dall'obbligo del Green Pass. Questa credo che sia la ragione da ascrivere all'esonero degli avvocati, restando però l'obbligo per quanto riguarda gli studi legali, perché ovviamente gli avvocati devono essere dotati di Green Pass, nonché i dipendenti degli studi legali. Da quello che risulta, i nostri dati, e anche se vogliamo estendere a livello nazionale, io so che comunque la categoria degli avvocati è quella che registra una più alta percentuale di soggetti dotati di Green Pass, perché gli avvocati hanno avuto un accesso massiccio alla vaccinazione, quindi credo che il problema sia assolutamente relativo. Ecco Presidente, però le faccio una domanda, perché dicevamo che per quanto non ci sia l'obbligatorietà per avvocati all'interno dei tribunali, c'è però all'interno degli studi legali. Ecco, questo può rischiare di costituire un problema, insomma un ostacolo alla funzione, al vostro lavoro? Ma no, credo assolutamente no, perché torno a dire, gli avvocati hanno mostrato un grande senso di responsabilità avendo fatto ricorso in maniera assai numerosa alla vaccinazione, quindi non hanno questo problema dell'obbligo del Green Pass, perché ne sono assolutamente dotati la stragrande maggioranza. Peraltro credo che sia anche nell'interesse della sicurezza degli studi dotare il Green Pass anche dei nostri dipendenti, dei nostri studi, nonché i nostri collaboratori. Cioè è un richiamo al senso di responsabilità di tutti, e chi come noi svolge una funzione pubblica, una funzione sociale così importante, non può che rispondere affermativamente a questa chiamata, insomma, alla prudenza e alla sicurezza. Qualche problema con i vostri assistiti? No, no, assolutamente no, assolutamente no, perché ovviamente abbiamo noi il tempo di organizzare il nostro lavoro, nel senso di avvisare i clienti che riceviamo in presenza presso i studi che devono essere dotati di Green Pass, quindi o vaccinati o comunque di farsi il tampone prima di venire presso i nostri studi. Ma io personalmente, ma non abbiamo feedback negativi da questo punto di vista. Buona la prima, quindi possiamo dire. Assolutamente sì. Gli avvocati rispondono sempre, infatti sono molto responsabili. E beh, l'avete dimostrato anche con queste percentuali alte di immunizzazione. Grazie allora al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Giovanni Stefani, grazie per essere stato con noi. A voi buon lavoro. Buon lavoro anche a lei. Noi andiamo avanti perché adesso ci concentriamo su altri luoghi di lavoro e sulle aziende. In mattinata si è tenuta una manifestazione di protesta davanti allo stabilimento Bosch. Allora vediamo cosa chiedono i dipendenti nel servizio di Serena Russo. Facciamo quasi 12 giorni di cassa integrazione al mese, ad aggiungerci ci sono anche i 3 tamponi settimanali, perché noi lavoriamo in alcuni reparti anche il sabato, e questo ci porta comunque a gravare su questi lavoratori di parecchie spese mensili. Chiedono che l'azienda si faccia carico del costo dei tamponi dei lavoratori e lo fanno con una protesta pacifica nel giorno in cui, da decreto del governo, si parte con l'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro. E se alla Bosch di Bari la percentuale di dipendenti sprovvisti di carta verde resta residuale, sulle tasche dei non vaccinati i costi dei 3 tamponi settimanali necessari per svolgere l'attività pesano come macigni. Siamo per la vaccinazione, spiegano i rappresentanti sindacali intervenuti, ma dobbiamo proteggere anche le minoranze.
Ieri siamo ritornati a parlare con l'azienda, l'azienda rimane sempre aperta, sta cercando di trovare la quadra giusta per venire incontro sia a noi come RSU sulla nostra richiesta e anche ai lavoratori. È molto pacifica la nostra manifestazione, ci teniamo a continuare a dire alle persone vaccinatevi perché forse è la soluzione per uscire da questa pandemia che ci sta attanagliando, però allo stesso tempo gravare sul costo della famiglia non è la cosa più giusta da fare in questo periodo. Ma tra i non vaccinati c'è anche chi vuole lanciare un appello. State intervenendo troppo tardi. Noi dalle parti sociali siamo stati abbandonati, dalle segreterie nazionali, regionali e provinciali, perché da quando è iniziato tutto il discorso del Green Pass, delle mense chiuse, non siamo stati appoggiati dalle nostre parti sociali. Quindi denuncio questo modo di fare. Siamo arrivati oggi al 15 ottobre, primo giorno di obbligo di Green Pass, a fare un sit-in di 20 persone che in realtà non sappiamo a cosa porterà. E sul tema è intervenuta anche l'igienista, la professoressa Maria Chironna, ospite del nostro Buongiorno Bari. Allora ascoltiamo le sue dichiarazioni. Sulla gratuità io credo che si debba considerare come questa spesa è a carico della collettività. La gran parte delle persone ha deciso di vaccinarsi, quindi non si capisce perché tutti coloro i quali hanno fatto il proprio dovere debbano pagare il tampone a pochi che non vogliono vaccinarsi per ragioni che direi ideologiche, ma che non hanno nessun supporto né fondamento. Se noi non avessimo avuto il Green Pass e tutte quelle misure che sono state messe in campo, probabilmente non saremmo nella situazione epidemiologica in cui siamo. Ci stiamo avviando verso una forma di endemizzazione, un termine tecnico per dire che il virus continuerà a circolare ma a bassi livelli. L'anno scorso eravamo nel pieno di un avvio di un'ondata epidemica che ci avrebbe portato alla situazione che tutti sappiamo, che abbiamo vissuto a Natale. Nei soggetti vaccinati noi sappiamo che l'infezione, a parte che si verifica con una probabilità inferiore, minore, può durare molto meno ed è per questo motivo che l'uso delle mascherine è ancora raccomandato, ma per i non vaccinati c'è un problema non solo di possibilità di contagiare gli altri, ma anche di sviluppare forme severe. Intanto cresce l'aumento di richieste di tamponi. Il presidente di Federfarm Puglia, Francesco Fulloni, commenta appunto l'andamento di richiesta dei tamponi e Green Pass in farmacia. Abbiamo registrato sicuramente un incremento della richiesta a partire dalla giornata di ieri, spiega, ma al momento è una situazione di assoluta governabilità anche per via dell'aumento del numero di farmacie che in questi giorni si sta registrando al sistema regionale per effettuare lo screening. Non ci sono ancora dati precisi in grado di dare riscontro percentuale dell'aumento di richieste di tamponi e Green Pass, ma da una prima sommaria valutazione Federfarma stima un incremento tra il 30 e il 40%. Ci sono oltre 700 farmacie pronte anche a diventare hub attivi nella somministrazione del vaccino anti-Covid, aggiunge. Il prossimo 25 ottobre inizieremo a raccogliere gli ordini per passare alla fase di somministrazione vera e propria a partire dai primi di novembre. E siamo alle notizie dal nostro sito www.telebari.it. Allora ci colleghiamo con Italo Cinque Palmi. Italo, buonasera. Buonasera Alessandra, iniziamo oggi con una notizia di cronaca che ci arriva da Barletta. Un operaio 62enne, Luigi Riefolo, è morto nel pomeriggio mentre era al lavoro nello stabilimento Timacagro nella zona industriale di Barletta, investito nelle piazzale da una pala meccanica. Il 62enne lavorava per una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla PM di turno, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico come atto dovuto del 46enne che guidava il mezzo che ha travolto Riefolo. L'uomo sarà sottoposto a esami tossicologici per accertare che fosse nelle condizioni di guidare quel mezzo. Sul posto anche personale dello Spesal per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Timacagro, viene spiegato in una nota dall'azienda, ha potuto solo constatare che l'incidente è avvenuto nelle aree esterne e non è riferibile al ciclo produttivo dell'azienda. Desideriamo manifestare il più profondo cordoglio per quanto accaduto. Il PM intanto disporrà nelle prossime ore l'autopsia. Bene, con questo è tutto per il momento, dopo per altre notizie. Grazie Italo, noi andiamo avanti. È arrivato a Bari 30 anni fa a bordo della Vlora. Oggi Festima, alla presenza del sindaco, ha ricevuto la cittadinanza italiana. Vediamo. Ci vuole sempre lavorare, un sacrificio per arrivare fino a qui, perché non si arriva così. E grazie a Dio siamo arrivati, e grazie a tutti.
è perfettamente integrato con la realtà che lo circonda, ha moglie e due figli ed è titolare di una pizzeria da sport nel Libertà che il sindaco Antonio De Caro definisce ormai un simbolo del quartiere. E la storia di Festim, arrivato a Bari 30 anni fa a bordo della Vlora e da questa mattina ufficialmente cittadino italiano, a Palazzo di Città la grande cerimonia di giuramento. Lavoro, lavoro e lavoro, la ricetta di una vera integrazione per Festim che, visibilmente emozionato, ha ripercorso gli ultimi anni attraverso la lettura di una lettera. Oggi abbiamo voluto simbolicamente celebrare la cittadinanza italiana che il presidente Mattarella ha consegnato a Festim, perché sono passati 30 anni dall'arrivo della Vlora e Festim rappresenta un esempio di integrazione in una città che ha aperto le porte a tanti albanesi che arrivarono quel giorno con quella nave. Primo giorno di lezione di cinese per gli studenti della scuola media Umberto I San Nicola. Sentiamo il servizio di Cristina Ferrini. Sono comunque molto contenta di stare qui, perché quando sono venuta 2 settimane fa mi ha emozionato la gioia e l'entusiasmo tra voi che proprio mi avete accolta qui al primo incontro. Parte dai banchi di scuola dell'Istituto Comprensivo Umberto I San Nicola il primo corso di cinese rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Questa mattina alle 12 la prima lezione con la professoressa Cinzia, presidente di un centro di cultura cinese a Roma, che non si limiterà a far conoscere la grammatica cinese, ma impartirà lezioni di canto e cucina. Siccome, considerando, sono i ragazzi di prima media, quindi utilizziamo il metodo e diciamo è più divertente per loro, per non rendere molto noioso, perché imparare lingua cinese non è tanto facile, è un po' difficile, però io vorrei introdurre non solo la linguaggio, diciamo linguistica, lingua, pronuncia, anche le scritture. Una novità per la scuola barese che, in linea con altre città italiane ed europee, punta ad ampliare gli orizzonti in un mondo sempre più globalizzato. Il progetto nasce su iniziativa di un gruppo di genitori e su invito del dirigente scolastico Giuseppe Capozza. L'obiettivo è rafforzare la vocazione multietnica dell'istituto e avviare un processo di integrazione e conoscenza di una cultura ancora poco conosciuta. Questo è un progetto che rientra in realtà nell'ambito della celebrazione del gemellaggio, del 35esimo anniversario del gemellaggio con Canton, ma è soprattutto l'espressione della volontà dei genitori e del corpo docente di questa scuola di rilanciare la didattica all'insegna dell'intercultura. Si è tenuto a Lecce dall'11 al 13 ottobre Food Expo, il forum internazionale dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, edizione 2021, dedicata ai supereroi del presente. Ce ne parla Maria Alessia Sforza. 3 giorni dedicati alla ristorazione, all'enogastronomia e all'ospitalità alberghiera d'eccellenza. È andato in scena a Lecce dall'11 al 13 ottobre la 4ª edizione di Food Expo, il forum internazionale dedicato quest'anno ai supereroi del presente. Tutti quei cuochi, maestri, sommelier, ristoratori, bar e hospitality manager che hanno risposto alle difficoltà generate dalla pandemia con soluzioni creative, dimostrando capacità fuori dal comune. Ricco il programma della manifestazione, ideata e organizzata da Giovanni Pizzolante e realizzata con il supporto del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia e Puglia Promozione. Food Expo è un progetto che è rivolto ed è cresciuto in 4 anni per costruire una promozione turistica e dare valenza a quello che è il patrimonio dell'industria enogastronomica pugliese. Si basa tutto su questo principio, gira tutto su questo principio e noi vogliamo valorizzare questo tipo di iniziative solo perché ritengo che sia necessario dare maggiore attenzione a quello che è il valore del patrimonio delle materie prime pugliesi. Tra le novità 2021 il teatro di Food Expo, uno spazio di approfondimento e formazione informale con chef, pasticceri e bartender, un'edizione super che ha lanciato un segnale di ottimismo e di propositività al territorio pugliese e in particolare al comparto turistico alberghiero, un'opportunità di crescita per gli operatori del settore che hanno partecipato ad eventi di altissimo livello, confrontandosi con ospiti nazionali e internazionali. Ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie.
Eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Ripartiamo con un'iniziativa dedicata ai bambini ricoverati in ospedale. Supereroi acrobatici si sono calati dai tetti per salutare i bambini. Vediamo. I veri supereroi sono loro, noi indossiamo solo una maschera, però mi sto emozionando perché mi rende orgoglioso fare questa cosa, perché è bellissimo, ragazzi, è bellissimo. E Spider-Man a parlare ad un gruppo di piccoli pazienti del Giovanni XXIII di Bari, dove questa mattina 8 supereroi si sono calati con le funi dal tetto dell'ospedale di Via Mendola e hanno salutato i piccoli dalle finestre dei reparti di degenza. Una sorpresa che ha lasciato sbalorditi bimbi e genitori attratti dalle acrobazie dei professionisti di Edilizia Acrobatica S.p.A. C'erano Spider-Man e Hulk, Iron Man, Batman, Capitan America, personaggi tra i più amati dai bambini. Questa iniziativa bellissima, che è piaciuta tantissimo ai bambini, viene fatta per regalare loro un sorriso. Questo è un luogo di cura, è un luogo di speranza, è un luogo che si sta trasformando sempre di più per accogliere anche i bambini. L'iniziativa rientra nell'attività dei supereroi acrobatici dell'associazione senza fini di lucro SEA, fondata da Anna Marras. Oggi pomeriggio l'esibizione al reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. Siamo alla pagina politica. Fratelli d'Italia ha un nuovo coordinatore cittadino e l'avvocato Gigi De Collans. Sentiamo le sue dichiarazioni. Il capoluogo diventa fondamentale per lo sviluppo di una politica fondata sulla meritocrazia, sull'apertura alla società civile, io ne sono un esempio, diciamo, plastico, sul voler partecipare alla politica del proprio territorio per dare un segnale anche di benessere dei propri cittadini e non semplicemente per essere autoreferenti. Quindi superiamo i ballottaggi, dopodiché tutto il coordinamento si concentrerà sulle prossime tappe. È un percorso lungo, ma io sono sicuro che grazie, diciamo, a questa nuova energia che viene fuori sia a livello territoriale, grazie ai nostri rappresentanti, sia anche a questa sinergia con la società civile, faremo delle cose molto interessanti, ma soprattutto nell'interesse di tutti i cittadini baresi. E torniamo alle notizie dal nostro sito per l'ultimo collegamento con Italo Cinque Palmi. Italo, vengo da te. E chiudiamo con un appello, una richiesta che può sembrare insolita, ma la causa è più che giusta. Arriva dall'associazione Giuseppe Moscati Onlus di Bari l'appello via social a chiunque fosse in possesso di una chitarra classica da donare a un musicista che, come si legge sulla pagina Facebook dell'associazione, non se la passa proprio bene e non ha i soldi per acquistare una nuova chitarra. La sua, a quanto pare, è andata smarrita. Se per caso ne avete una che non usate più, che volete donare, scrivono sui social, portatela direttamente nella parrocchia San Sabino di Bari, un gesto dal altruismo che sicuramente servirà a far recuperare fiducia e a dare nuovo slancio all'amico musicista. Da sempre ricordiamo che l'associazione Moscati è impegnata sul territorio per aiutare il prossimo. Solo un paio di settimane fa, grazie a una collaborazione con Copa Alleanze Altere 3.0, ha destinato risorse provenienti dalla spesa dei cittadini per supportare ragazzi che vivono in contesti familiari fragili, così da acquistare materiale scolastico, e ancor prima ha dato vita al progetto della lavanderia sociale, un luogo in cui oggi è possibile lavare e asciugare gratuitamente i propri indumenti. Bene, con questo quindi è tutto per oggi, Alessandra, a te buona serata. Grazie Italo, noi andiamo avanti. Torna a Bari per l'ottavo anno consecutivo World Press Photo Exhibition, la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, inaugurata ieri, sarà ospitata nel Teatro Margherita fino al 14 novembre. Guardiamo. 159 scatti per viaggiare verso luoghi attraverso storie che non conosciamo. Torna a Bari per l'ottavo anno consecutivo il World Press Photo, il concorso di fotogiornalismo più prestigioso del mondo, ospite fino al 14 novembre 2021 nel Teatro Margherita. Per noi è importante continuare all'interno del Teatro Margherita, all'interno dei contenitori culturali, l'offerta culturale della nostra città, anche fuori dalla stagione estiva. Credo che anche questa mostra dimostri
che andiamo verso una destagionalizzazione. Sarà sicuramente a disposizione dei baresi e di tante persone che verranno dalla nostra regione. A vincere il titolo di WordPress Photo of the Year 2021 la foto scattata il 5 agosto 2020 in Brasile. In foto il commovente abbraccio tra l'85enne Rosa Lucia Lunardi e l'infermiera Adriana Silva de Costa Susa nella casa di cura Viva Bem a San Paolo. Questa edizione ovviamente per in certo qual modo caratterizzata dal Covid, che è una parte, è un'ombra un po' su tutte, che è calata un po' sulla vita di tutti, quindi le storie sono caratterizzate dal Covid, ma allo stesso tempo ci sono dei messaggi positivi come la storia vincitrice, come lo scatto singolo che abbiamo qui dietro di noi, che è di Mads Nielsen, dove vince l'affetto, vince la cura per le persone più che hanno sofferto di più, in un abbraccio che si stringe attraverso una tenda di plastica. E a vincere invece la WordPress Photo Story of the Year 2021 per la prima volta un italiano e per di più di origini baresi. Stiamo parlando del fotografo Antonio Faccilongo, che con il suo progetto fotografico dal titolo Abibi racconta il coraggio e la perseveranza dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane che desideravano avere figli e che, sottoposti alla negazione di visite coniugali e al divieto di avere alcun contatto fisico, fin dai primi anni 2000 contrabbandano il loro sperma fuori dalla prigione. E così il mondo viene raccontato in questa mostra nel Teatro Margherita attraverso un percorso narrativo guidato tra le immagini, gli uomini, le donne, i conflitti, lo sport, gli animali in via d'estinzione, le battaglie politiche e le lotte per i diritti arrivano con l'immediatezza di uno scatto dritti agli occhi e alla pancia dei tanti cittadini e turisti che visiteranno la mostra. Andiamo avanti, un patto tra amministrazione comunale e scuole superiori a Gioia del Colle per una città più sostenibile. Ce ne parla Francesco Russo. Gioia del Colle, città più sostenibile. La sfida raccolta dall'amministrazione comunale recependo l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. 17 obiettivi detti goal, tra cui la lotta alla povertà, l'istruzione di qualità, la lotta contro il cambiamento climatico, la pace e la legalità, oggetto del Festival dello Sviluppo Sostenibile, conclusosi ieri in città per avviare un dibattito sulle tematiche dell'agenda ONU e sottoscrivere un protocollo d'intesa con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole superiori, cittadini del futuro. Tutta una serie di tematiche che vanno anche affrontate a livello locale, vanno discusse e vanno portate all'attenzione di chi sarà la prossima classe dirigente, di chi sarà il futuro del nostro paese, partendo dalle scuole, quindi tematiche di grande importanza, di impatto sociale e ovviamente di impatto del territorio per la cura, diciamo, che ognuno deve prendersi della propria comunità. Ad avere una maggiore attenzione riguardo anche alle piccole cose, infatti ognuno ha anche aggiunto cosa si possa fare nello specifico, nella quotidianità, per raggiungere ognuno dei goal. Perciò ognuno ha detto ad esempio cosa è possibile fare nel concreto come ragazzi per poter aiutare nel raggiungimento di questi goal. Gravina non si presenta alla Fiera del Turismo di Rimini, scopriamo perché nel servizio di Tiziana Di Mola. Non è passata inosservata l'assenza del comune di Gravina al TTG di Rimini, una delle più importanti fiere del turismo. È una giornata in cui alcuni imprenditori locali si impegnano a promuovere le attività e i servizi da loro garantiti al settore del turismo. Di certo ha fatto scalpore, soprattutto sui social, prendere atto dell'assenza istituzionale della città di Gravina proprio nell'anno in cui avrebbe potuto avere un grande riscontro e grande visibilità, soprattutto in seguito al richiamo del ponte acquedotto nel film No Time to Die. Non sono mancate le polemiche sui social, ma questa assenza è del tutto spiegabile. Paolo Calculli, assessore delegato al turismo del comune di Gravina, infatti esplicitamente ha affermato che questa assenza è dovuta ad altre scelte, in quanto possono intercettare buyer e agenzie di viaggio attraverso altri canali. Inoltre, ad incidere è stato anche un fattore economico. Il comune di Gravina però non demorde, infatti non appena avranno le possibilità di aderire a Puglia Promozione potranno partecipare a tutti gli eventi. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito, restate sempre sintonizzati su Telebari perché tra poco andrà in onda una nuova puntata del TV Sport in versione serale con Enzo Tamborra. Allora io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito, buona serata.
Bentrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. A livello europeo possiamo osservare un campo di alta pressione che cercherà di raggiungere tutta Italia determinando stabilità, un significativo miglioramento anche sulle regioni meridionali con la circolazione di bassa pressione ormai tra Grecia e Turchia. Nel dettaglio quindi sull'Italia un po' di variabilità sulla Sardegna, sul nord della Sicilia, altrove bel tempo. La prossima immagine ci conferma una pressione in aumento su un po' tutto il territorio, a eccezione di piovaschi tra parte di Sardegna ma soprattutto nord Sicilia. Altrove bella giornata, dicevamo, con temperature massime in lieve aumento, minime ancora frizzanti della notte al nord, e sulle vallate del centro Italia scenderemo anche sotto i 10-8 gradi. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.